700 atleti in rappresentanza di 80 società, come spesso accade nelle manifestazioni sportive, sono i numeri a fotografare il successo dell'evento. Quello di cui parliamo è il Natale in Corsa di Modugno, giunto alla 7ª edizione, appuntamento organizzato dall'Associazione Sportiva La Pietra, che coincide con la 12ª e ultima tappa del campionato provinciale, Trofeo Terra di Bari, riservato alle società podistiche affiliate alla FIDAL. Le attese della vigilia sono state rispettate dopo i 10 chilometri di percorso urbano ed extraurbano con partenza ed arrivo nel Palasport Salvatore Pantaleo. Luigi Catalano della Elite Academy Bari era tra i favoriti e ha rispettato il pronostico, chiudendo la gara davanti a tutti con il tempo di 30 minuti netti. Simone Colasuonno, tesserato per la Amatoria Atletica Acquaviva, si è preso la piazza d'onore arrivando con 31 secondi di distacco dal vincitore, mentre Giuseppe Piccininno della Pila Atletica Bari ha completato il podio con il terzo posto conquistato in 31:55. Pronostico rispettato anche in campo femminile con Rebecca Volpe tra le più accreditate alla vigilia, vincitrice con il tempo di 32:44, che le è valso anche il 9° posto nella classifica assoluta. Roberta Menolascina e Stefania Antonacci, rispettivamente della Strarunners Bari e della Aquamarine Palese, hanno completato il podio in campo femminile.